Ciao, sono lieta di annunciare che il corso sulle Physics Properties di Blender è stato ultimato e consegnato all'Associazione Blender Italia. Quindi lo vedrete presto sul loro sito www.blender.it nel reparto formazione, dove potrete iscrivervi e il corso sarà gratuito per tutti gli associati. Nel frattempo io vi faccio vedere il primo video di questo corso dove spiego cosa viene insegnato, così potete anche farvi un'idea. Io auguro a tutti una buona visione. Per qualsiasi cosa, commento o domanda, lasciate pure scritto sotto questo video e io vi risponderò. Benvenuti nel corso di Blender sulle Physics Properties, un corso per avanzati, cioè coloro che sanno già utilizzare Blender o almeno hanno finito i moduli 1 e 2, poiché in questo corso non verranno spiegate tecniche di modellazione o altre cose utili per iniziare ad utilizzare Blender. Le proprietà fisiche sono 8, abbiamo Force Field, Collision, Cloth, Dynamic Paint, Soft Body, Fluid, Rigid Body e Rigid Body Constraint. Potrete trovarle nel pannello a destra delle Properties sotto questo simbolo. In questo corso imparerete a capire cosa sono le forze, come si devono utilizzare, cosa vogliono dire i vari settaggi, quindi dall'inglese faremo una traduzione all'italiano per capire meglio nel dettaglio. Faremo degli esempi pratici, delle esercitazioni, in modo da poter ricreare delle scenografie, delle animazioni utili per i nostri progetti. In questi brevi videoclip possiamo vedere alcune tra le cose che si ricreano con le forze. Oltre ad essere utili, io le trovo anche molto divertenti, quindi spero di riuscire a trasmettervi lo stesso sentimento che ho io. Qua ad esempio vediamo il fluid che sta simulando l'acqua in uscita da un rubinetto, oppure possiamo vedere anche Suzanne alle prese con una forza di tipo turbolenza. Il corso si svolgerà in video lezioni che potrete guardare e riguardare quante volte vorrete. Potrete prendere appunti e fare domande nell'apposito forum che è stato creato sul sito di Blender Italia. Durante il corso troverete dei test, sono delle domande da compilare, che saranno utili a noi per valutare il vostro livello di conoscenza del corso e saranno utili anche a voi per capire quanto avrete imparato. E se è il caso di guardare di nuovo le lezioni. Alla fine, se avrete superato il corso con la percentuale stabilita, potrete chiedere l'attestato seguendo le istruzioni che sono state indicate nella descrizione del corso. A questo punto non mi resta che augurarvi buona visione e ci vediamo alla lezione numero 1.